Buonasera, in questo breve video che deve sostituire gli incontri del gruppo di lettura Hispanica Classicos, finiremo il calendario delle letture, sono delle pilloline che devono sostituire i nostri incontri e quindi in queste pilloline io cercherò di fornirvi due chiavi di lettura. Due chiavi di lettura per i due ultimi romanzi di quel calendario. Anzi, uno, a dire il vero, è concretamente l'ultimo, l'ho sostituito strada facendo perché mi sembrava più facilmente reperibile e di lettura più interessante rispetto al Tirano Banderas di Valle-Inclán. Ecco, i due libri di cui parleremo oggi sono questi qua. Allora, dunque, il primo sarà San Manuel Bueno Mártire di Miguel de Unamuno e come sempre lo trovate a questo indirizzo qui in spagnolo. E il secondo, La famiglia di Pascual Duarte di Camilo José Cela. E questo credo che non lo troverete in spagnolo nel Cervantes Virtual perché è troppo recente. Ecco, iniziamo quindi da Unamuno. Unamuno è un classico moderno della letteratura spagnola, è un personaggio piuttosto ingombrante per la cultura della letteratura spagnola perché per il suo carisma e anche per la sua produzione, nonché per il suo sistema di pensiero, perché oltre a essere un romanziere, è stato anche poeta, drammaturgo, saggista, filosofo e leader di un movimento intellettuale, la Generazione del 98, che come sicuramente sapete, era questo gruppo di intellettuali che cercava di trovare nuove radici per l'identità spagnola dopo la perdita di Cuba nel 1898 in una guerra con gli Stati Uniti. A capo di questo movimento si trovava per l'appunto il rettore dell'Università di Salamanca, Miguel de Unamuno, e all'epoca non era rettore. È stato rettore in tre diversi periodi. Dunque, era cattedratico di lingua greca all'Università di Salamanca e anche di storia della lingua spagnola in un secondo momento. Come dicevo, era un personaggio pubblico, un intellettuale che partecipava alla vita pubblica, alle vicende della nazione, ed era anche un personaggio piuttosto controverso, sia per le sue idee, che erano spesso idee paradossali, come avremo modo di vedere leggendo San Manuel Bueno Mártire, e erano idee anche in continua evoluzione. Lui rivendicava il diritto a correggersi, a sbagliare e proporre l'idea giusto contraria di quello che aveva proposto poco prima. Così è arrivato a dire che bisognava europeizzare la Spagna, e poi in un secondo momento, qualche anno dopo, ci si è ricreduto e l'ha formulato in questo modo: bisogna spagnolizzare l'Europa. Dicevo, personaggio controverso, come si vede, per esempio, attorno alle vicende della guerra civile spagnola, nel 31, Unamuno è stato uno dei promotori della Seconda Repubblica e quindi in qualche modo una sorta di guida, di motore dell'abdicazione di Alfonso XIII, il re, atto che poi ha reso possibile l'avvento della Seconda Repubblica. Eppure, quando i militari di Franco si sono ribellati nel 1936, appena 5 anni dopo
la proclamazione della Repubblica, Unamuno li appoggiò convintamente, forse convinto del fatto che avrebbero procurato quella rigenerazione nella quale credeva necessaria per il paese. Almeno in un primo momento li appoggiò. In effetti, quando nel ottobre del 36, 12 ottobre del 36, in un evento della Università di Salamanca per celebrare il giorno della razza, cosiddetto giorno della razza, e cioè il giorno della scoperta dell'America, 12 ottobre, nell'aula magna dell'Università di Salamanca si sentirono le parole d'ordine della Legion, la Legione, che sarebbero appunto i militari di Franco, no? E, il grido della. Non il grido, la parola d'ordine, il motto della Legion è Viva la muerte! E allora Unamuno. Inoltre, l'oratore che aveva preceduto Unamuno aveva parlato contro i baschi. Unamuno, essendo basco, si è sentito chiamato in causa anche, come no, da quel grido paradossale, da quel motto paradossale, Viva la muerte, che a lui sarebbe dovuto sembrare quasi una sorta di riproduzione del suo pensiero paradossale, per certi versi, no? E invece si è, come dire, ribellato contro questo modo di concepire le cose, così come anche contro il fatto che iniziava a vedere le atrocità di cui erano capaci i militari ribelli. E dopo ha fatto un discorso che è passato alla storia, che ha concluso con una frase che lo ha reso celebre, e che ha in qualche modo riscattato la sua figura, che era vincerete ma non convincerete, rivolto ovviamente ai militari. E nel suo pensiero il problema della fede è un problema centrale, la sua angoscia di eternità lo assale periodicamente in tanti suoi scritti. Si rende conto di questa impossibilità di raggiungere la fede convinta fino in fondo e cerca di mediare sempre tra ragione e fede, ma appunto è incapace di credere fino in fondo, no? Un po' quello che succederà al suo prete di San Manuel Bueno Martire. I pensatori ai quali si ispira Unamuno sono Kierkegaard, mi dicono che si pronuncia Kierkegaard, il pensatore danese, come sapete, anche Nietzsche, come no, come tanti del suo periodo, e Carducci. Lui ammirava Carducci, Carducci ovviamente dal punto di vista letterario, ma anche quella posizione scettica sulla vita, un po' anche disperata, e la posizione che poi avrà lo stesso Unamuno. Ha un po' trattato tutti i generi della letteratura, quindi saggi, tra i quali conviene segnalare Del sentimento tragico della vita, tutto un programma, e poi romanzi con Nebbia del 1914, molto interessante. Le novelle, come per esempio La zia Tula, teatro, dove ha un Don Giovanni sui generis, l'ermano Juan, il fratello Giovanni, e poi la poesia, con una poesia sul Cristo di Velázquez, bellissima. Parliamo ora di San Manuel Bueno Martire, questo romanzo breve che dovete leggere, pubblicato nel 1931 e si tratta, come no, un'idea paradossale. Un prete santo, santo per le sue opere di carità, per come si prende cura
dei suoi parrocchiani, ma senza fede. Lui predica la fede, ma lui stesso non ce l'ha. Questo romanzo si fonda su un topico letterario che abbiamo già trovato altre volte, che è quello del manoscritto ritrovato, così come anche quello di cui parleremo dopo, la famiglia di Pasquale Duarte. Anche lì si trova il manoscritto ritrovato. Questo manoscritto è una sorta di confessione, quello di San Manuele Buonomartire, di Angelina Carvalino, che è una pupilla di San Manuel, quindi sapendo che è stata promossa la causa di beatificazione di Manuel, vuole rendere il suo testimone. Angelina ha un fratello che torna dall'America, che è un miscredente, un materialista, e andiamo a leggere proprio il momento dell'arrivo di questo fratello americano. Così arrivai ai miei 24 anni, quando mio fratello Lazzaro tornò dall'America con un piccolo capitale risparmiato. Venne qua, a Valverde di Lucerna, con il proposito di portarci, nostra madre ed io, a vivere in città, forse a Madrid. In paese, diceva, uno si rimbambisce, si abbruttisce, si impoverisce. E aggiungeva, civiltà è il contrario di ruralità. E qui si vede questo pensiero antitetico di Unamuno, no? Provincialismi no, che non ti ho mandato a scuola per poi farti marcire qui tra questi burini rozzi. Io tacevo, disposta anche a resistere all'emigrazione, ma nostra madre, che superava ormai la sessantina, si oppose fin dall'inizio. Smuovermi alla mia età, disse per prima cosa. Ma poi dichiarò chiaramente che non avrebbe potuto vivere senza la vista del suo lago, della sua montagna e soprattutto del suo Don Manuel. Siete come le gatte che vi attaccate alla casa, ripeteva mio fratello. Quando si rese conto di tutta l'influenza che sul paese intero, specialmente su di noi, su mia madre e su di me, esercitava quel santo evangelico, si irritò contro di lui. Gli sembrava un esempio dell'oscura teocrazia in cui lui supponeva che fosse sprofondata la Spagna e cominciò a borbogliare senza posa tutti i vecchi luoghi comuni anticlericali e persino antireligiosi che aveva portato rinnovati dal Nuovo Mondo. In questa Spagna di pecoroni, diceva, i preti manipolano le donne e le donne gli uomini e poi la campagna, questa campagna feudale. Per lui feudale era un termine spaventoso, feudale e medievale erano i due qualificativi che prodigava quando voleva condannare qualcosa. Era sconcertato dal nessun effetto che le sue diatribe facevano su di noi e dal quasi nessun effetto che facevano nel paese, dove era ascoltato con rispettosa indifferenza. Mi fermo qua perché da queste poche righe potete già vedere che si profila un conflitto tra una sorta di Peppone, che sarebbe questo Lazzaro che torna dall'America, e Don Camillo, che sarebbe il prete, in questo caso un prete santificato dalle sue opere di carità. Buona parte del romanzo consiste appunto nell'evoluzione di questo rapporto conflittuale tra i due amici nemici. Bene, direi che non c'è molto altro da dire su questo romanzo, non mi viene in mente, molto altro ci sarebbe per carità, se non per esempio, sì, forse che non c'è molta azione, che è molto breve. Saranno una cinquantina di pagine, non c'è molta azione e invece in compenso c'è una grande capacità di approfondimento della psicologia dei personaggi. I conflitti fra di loro sono sostanzialmente conflitti dal profondo dell'animo di ognuno di loro. I nomi, come potete notare, sono abbastanza simbolici, vero?
Manuel come Emmanuel, Emmanuele, quindi il Cristo, il Messia in qualche modo, Lazzaro, colui che è risorto, e qui vi sto già dando una pista su come può evolvere il romanzo, insomma. Bene, fin qui San Manuel Buono Martire. Parliamo adesso del secondo romanzo, La famiglia di Pascual Duarte di Camilo José Cela, pubblicato nel 1942. Dunque, Cela probabilmente sapete già chi è, no? È uno dei pochi premi Nobel della letteratura spagnola, l'ha ricevuto nel 1989. E poi ha ricevuto ancora il premio Cervantes, quindi nel 95. Quindi, insomma, è stato uno scrittore al quale sono stati riconosciuti i suoi meriti. E bisogna dire che i suoi romanzi hanno aperto delle nuove strade alla narrativa del Novecento, del dopoguerra. Quindi, per questo l'ho voluto proporre e sostituire Valle Inclán con Camilo José Cela e la famiglia di Pascual Duarte. E ha una storia piuttosto curiosa perché è morto nel 2002 ed era nato nel 1916, quindi ha vissuto a lungo, per cui si è fatto tutto il franchismo in qualche modo. In parallelo al franchismo, cioè non contrapponendosi, bensì addirittura collaborando. È stato un censore franchista. La sua ideologia conservatrice era nota un po' a tutti. Era un personaggio curioso, provocatore, per esempio ha un dizionario delle parole malsonanti spagnole. A cui piaceva épater les bourgeois, no? Continuamente. Comunque i suoi romanzi hanno avuto un'importanza, come dicevo, fondamentale. Lui ha coltivato sostanzialmente due generi, quello del romanzo e quello del libro di viaggi. Nel romanzo, oltre a quello di cui parleremo tra un po', bisogna sottolineare l'importanza dell'alveare, l'alveare, la colmena in spagnolo del 1951, è un romanzo in cui non ci sono protagonisti, c'è un personaggio collettivo, ci sono ben 160 personaggi a cui il narratore, i cui passi il narratore segue lungo tutto il romanzo, che hanno come punto di ritrovo un bar e quindi lì si stabiliscono i rapporti fra di loro. È un uomo che in qualche modo rappresenta un genere letterario, lui da solo. E questo genere è il tremendismo, iniziato per l'appunto con la famiglia di Pascual Duarte. Il tremendismo è una sorta di verismo, di naturalismo, quindi l'argomento si incentra sulle basse passioni, sulle deformità, gli ambienti sordidi, rapporti malati fra le persone, violenza. Ci sono alcune scene che suscitano vera e propria repulsione nel lettore. Ne leggeremo una non così repellente a dire il vero, però un po' sì, ed è un modo di intendere la narrativa che ricorda un po' anche la picaresca spagnola. La famiglia di Pascual Duarte, dunque, si sviluppa nella Estremadura, prima e durante la guerra civile, e racconta la vita di questo Pascual Duarte in un ambiente rurale. I personaggi sono ignoranti, senza cultura, vivono in condizioni miserevoli, in un ambiente di violenza reciproca continua e sono continuamente sottoposti ai condizionamenti esterni. Adesso leggeremo un pezzo. Dunque.
Un attimo che lo trovo, sicuramente lo troverò. Ah, sì, è qua. Allora. Dunque, leggeremo una scena che trova quasi all'inizio del romanzo. La cagnetta si sedeva di fronte a me, sulle due zampe di dietro, e mi fissava con la testa un po' di sbieco, con i suoi occhietti castani, assai vispi. Io le parlavo ed essa, come se volesse intendermi meglio, dirizzava un poco le orecchie. Quando tacevo, ne approfittava per fare una corsa dietro a qualche cavalletta o semplicemente per cambiare di posizione. Quando mi avviavo, sempre senza sapere perché, dovevo voltarmi verso il sasso come per congedarmi. Quindi notate già questo magnetismo, c'è un senza sapere perché, no? E ci fu un giorno che dovetti sentire tanta tristezza a rimettermi in cammino, che non potei fare a meno di ritornare sui miei passi e sedermi nuovamente. La cagna tornò a sedersi di fronte a me e ricominciò a fissarmi. Ora capisco che essa aveva lo sguardo dei confessori, indagatore e freddo, come dicono che sia quello delle linci. Un tremito mi serpeggiò per tutto il corpo. Sembrava come una corrente che facesse violenza per scaricarsi fuori dalle mie braccia. E qui possiamo vedere come appunto la volontà dell'uomo è in qualche modo posseduta dai condizionamenti estranei al suo volere. Cioè, in questo caso, sembra un condizionamento quasi fisiologico, il proprio corpo, no? E questo ricorda il verismo di Berga e il naturalismo di Zola. La sigaretta si era spenta, il fucile a una sola canna si lasciava accarezzare lentamente fra le mie ginocchia. Questo è un indizio di cosa succederà, no? E la cagna continuava a scrutarmi, fissa, come se non mi avesse visto mai prima d'allora, come se stesse lì per incolparmi di qualche cosa da un momento all'altro. E il suo sguardo mi bruciava il sangue nelle vene in tal modo che ci voleva poco per sentirmi mancare. Faceva caldo, un caldo spaventoso, e i miei occhi s'appesantivano dominati dallo sguardo della bestia come un chiodo. Di nuovo qua vedete come appunto è il condizionamento dell'ambiente esterno a guidare le azioni del personaggio. Come nel naturalismo e nel verismo. Afferrai il fucile e sparai, tornai a caricarlo e sparai di nuovo. Il sangue della cagna era scuro e vischioso e si spandeva lentamente sul terreno. Lo sguardo del narratore autobiografico si distacca dal corpo della cagna per fissarsi soltanto su questo dettaglio che in qualche modo offre l'idea della distanza narrativa di quello che è successo, no? Quindi, come vedete, in queste scene un po' crude, si riscopre l'impronta di movimenti letterari anteriori che se la sa resuscitare in un momento in cui nella Spagna non c'è niente, stiamo parlando degli anni 40, la guerra civile spagnola è finita nel 39, siamo in una situazione che è stata definita di adanismo intellettuale, adanismo letterario, perché per l'appunto, come se fossero Adamo, i nuovi scrittori dovevano dare nome di nuovo alle cose della letteratura perché tutti, o buona parte degli scrittori, o erano morti o erano andati in esilio. Va bene, vi auguro buona lettura. Arrivederci.